È stato il fotografo di culto Anton Corbijn, il secondo ospite d'eccezione del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2018. Corbijn è ospite del festival che gli tributerà il premio alla carriera ed ha tenuto una masterclass al Cinema Centrale, dove ha ripercorso il suo lavoro e parlato dei progetti che sta realizzando. Il primo, ha detto, è un film tratto dalla storia vera degli anni 40 in Florida, su un leader che è stato icona contro il razzismo prima di Martin Luther King. Oltre a questo film, ha detto Corbijn, di cui non posso dire altro, sto lavorando su un libro fotografico di autoritratti a partire dagli anni 2000 e poi sto seguendo il tour degli U2, The Joshua Tree, per un progetto documentaristico. Il fotografo e regista di culto, che ha ritratto i giganti della storia del rock e realizzato videoclip ormai considerati delle vere e proprie opere d'arte, ha raccontato, tra gli altri con cui ho lavorato, ricordo Kurt Cobain come una persona eccezionale, una persona tra le più dolci con le quali abbia mai collaborato. Mi è dispiaciuto tanto poi aver rifiutato altri lavori futuri per lui. Il fotografo ha poi continuato raccontando com'è nata la passione per i videoclip dicendo: la mia rabbia nasceva dal fatto di ascoltare della musica meravigliosa, rovinata da clip orrende e che non rendevano il giusto per immagini.